sempre cercato di raccontare dei personaggi con dei sogni paradossali, e quindi dal suonatore di piatti che sogna di entrare in tempo con l'attacco del maestro ma non ce la fa mai, di Zinanà, il cortometraggio che hai menzionato prima, Cielo Vero, che è un documentario invece su un personaggio che insegue il sogno di diventare custode nel cimitero del suo paese, sul fatto che quando diventa custode non muore più nessuno in questo paese. Quindi ho sempre cercato di raccontare il sogno e la sua grottesca frustrazione. Volevo che il naturalismo del libro, il realismo del libro venisse restituito dagli attori, le volte degli attori, quindi non volevo dei ragazzini che avessero delle esperienze precedenti cinematografiche, ma che non avessero proprio velleità attoriali, e li abbiamo proprio presi dalla strada per, lo dicevo anche prima in un'intervista, per consentire proprio non che loro vestissero i panni dei personaggi, ma che quasi in fase ripresa i personaggi diventassero, si cibassero, diciamo, della loro realtà, della loro vitalità. Realizzare un film che restituisse il contrasto che c'era già nel romanzo, questo chiaroscuro che si respira in tutte le pagine del romanzo. Io ho cercato di restituirlo attraverso tutti gli elementi, dal paesaggio, allo stile di montaggio, allo stile di regia, alla recitazione e anche attraverso la musica.